Buonasera, benvenuti a tutti. Cominciamo quello che è, qualcuno dirà per fortuna, qualcun altro dirà che peccato, l'ultimo dei nostri incontri appunto sulla letteratura, che come sapete quest'anno diciamo hanno cercato di tenere presente la dimensione della lettura e di scrivere per, quindi abbiamo avuto un incontro con Roanna Johnson su scrivere per il cinema, vi ricordate abbiamo avuto un incontro con Giovanni Guerrieri su scrivere per il teatro e oggi concludiamo con Nadia Fusini, che ringrazio moltissimo per aver accettato di chiudere appunto il nostro incontro. Nadia è una carissima amica, una collega, cosa che non sempre va d'accordo, ma in questo caso sì. Mentre pensavo cosa potevo dire di lei, ho pensato che è una versione femminile di Ulisse dal molteplice ingegno e lo dico perché appunto Nadia è, come sapete, da sempre anche molto interessata al movimento delle donne, alla questione femminile. Ha insegnato alla Sapienza in varie università straniere e da alcuni anni appunto insegna qui alla Scuola Normale. Ma il suo appunto è un lavoro che ha moltissime facce, perché non solo appunto sì, è una studiosa, di letteratura inglese, di letterature comparate, ma si occupa di traduzioni, si occupa di teatro, poi come sapete scrive per Repubblica e scrive, cioè ha scritto diversi romanzi. Mi limito a ricordare il suo ultimo libro, Vivere nella tempesta, che vi consiglio se già non lo avete letto, che vi dà anche un'idea dello stile molto personale, diciamo, che Nadia ha costruito in questi anni, mettendo insieme in un certo senso, no, queste due dimensioni, cioè la dimensione della ricerca, della critica e la dimensione della scrittura personale. Che altro dire? Che l'anno prossimo uscirà un Meridiano su Keats e moltissimi altri libri, che ora non ricordo perché se no le tolgo tempo e invece vogliamo ascoltarla. Quindi grazie molte. È tutto vero quello che ho detto prima, soprattutto che è stato un grande piacere per me incontrarla. Io la conoscevo naturalmente per il suo lavoro prima di arrivare qui. Ed è stato un grandissimo piacere per me qui alla scuola incontrare una donna sapiente e gentile come Lina. Allora, mi dispiace di non essere stata presente agli altri incontri, perché in queste ore io purtroppo insegno ai ragazzi, quindi non ho potuto sentire quello che avete già fatto. Io però, Lina mi ha spiegato che questi incontri sono legati alla lettura, la letteratura, quindi la lettura, e allora io partirei da qui. Intanto la cosa è semplice, perché la lettura è forse la mia azione preferita, non faccio altro che leggere. Leggo però sempre gli stessi libri, o quasi sempre gli stessi libri, quindi la lettura non si associa per me alla curiositas, non è un'azione che io intraprendo per informarmi di quello che succede, non so. Ecco, in un certo senso io, io penso alla lettura come a un atto che mi porta dentro, non tanto fuori, no? È un atto molto intimo. Ecco, e in realtà uno dei problemi, secondo me, è proprio questo, che della lettura, delle profondità in cui la mente leggendo ha navigato, non ne riusciremo mai a sapere molto. Perché quando tentiamo di farlo, no? Di fare uscire la lettura da questo registro dell'intimità e quindi far uscire questa esperienza, no? Dal registro proprio in cui si è condotta, la dobbiamo per forza trasportare in un altro medium, no? Passando dal registro paziente, silenzioso, che dà il tono alla lettura, passando da questo registro alla scrittura, oppure
al parlarne come faccio io adesso qui con voi, è ovvio che si impone uno sforzo attivo, volitivo, no, di tradurre in volontà di appropriazione quello che è accaduto in uno stato di abbandono, abbandono all'altro, alla sua parola. Da registro dell'intimità e del dono si passa ad un altro ordine di relazione e ci chiediamo appunto che cos'è la lettura, come la si comunica, no? È chiaro che quando così facciamo entriamo in un altro ordine di problemi. Allora, qualche anno fa ho scritto un libro sulla lettura, o meglio, un libro su tre donne, si chiamava Hannah e le altre, Hannah essendo la Arendt e le altre essendo Simone Weil e Rachel o Rachel Bespalov, che sono tre donne che sono state tre grandi lettrici, tre donne del libro. Voi sapete che si parla degli ebrei come il popolo del libro, ecco, queste sono tre donne ebree che sono veramente tre donne del libro, e cioè tre donne che per illuminare le tenebre del secolo in cui capitò loro di vivere, cioè il secolo ventunesimo, quella lunga notte di guerre, di totalitarismi, di barbarie, tre donne che non per volontà di potenza, ma per amore del mondo, per volontà di conoscere il mondo, ripeto, leggono Simone Weil e Rachel Bespalov lo stesso libro, l'Iliade, mentre Hannah Arendt leggerà Kafka. Io di questo vi parlerò. Ecco, queste sono appunto tre donne diverse, eppure nella loro assoluta singolarità, molto simili. E credo che proprio il confronto e l'ascolto dell'una accanto all'altra mi abbia aiutato nella triangolazione, riconoscere la cura che è al centro del pensiero di ognuna di loro, al centro di ciò che leggono e scrivono, perché poi per ognuna di loro la lettura si fa scrittura. Ma intendo sottolineare che la posta davvero in gioco è per loro in quella misteriosa attività che è la lettura, che per ognuna di loro è il vero nutrimento. Che cosa mi colpì tanto da desiderare di scrivere un libro su queste tre donne lettrici? La cosa straordinaria che mi mise per l'appunto sulla strada del libro che poi ho scritto fu il fatto che Simone Weil e Rachel Bespalov, non so mai se dire Rachel o Rachel, perché lei vive in Francia e quindi lì sarà stato Rachel, poi però va in America, quindi lì diventa Rachel, quindi mi sbaglio sempre, scusatemi. Allora, queste due donne, entrambi ebree, entrambi esuli, entrambe destinate a una morte precoce, negli stessi mesi e nello stesso anno fissano lo sguardo su un testo che è all'inizio della civiltà e della tradizione in cui si riconoscono. Nello stesso anno, negli stessi mesi, leggono lo stesso libro, l'Iliade. Un libro che non cancella, ma accompagna l'altro, la Bibbia, in cui entrambe cercano e trovano la luce per comprendere il loro tempo. Simone Weil e Rachel Bespalov non si conoscono, ma si sfiorano più volte. Frequentano, ad esempio, a un certo punto la stessa clinica svizzera per malattie nervose vicino Ginevra. Sempre a Ginevra, entrambe sostano a lungo davanti alle tele di Goya, dal
Prado era stato portato in salvo in Svizzera il museo, cioè il contenuto del museo, e lì loro vanno a vedere questa mostra, che sarà molto importante nel modo, poi, per il modo in cui loro leggono poi l'Iliade. Negli stessi giorni, nel maggio del 42, sono entrambe a Marsiglia in attesa di un visto per fuggire dalla Gestapo e dall'Europa direzione New York, dove giungono nella medesima estate. Ma non viaggiarono sulla stessa nave, né capitò loro di incontrarsi in terra americana. Simone Veil ripartì presto per Londra, dove perseguì il proprio destino di vivere nel mezzo della lotta. Rachel si trasferì al college di Mount Holyoke, dove Jean Val, un amico filosofo, le procurò un incarico di insegnamento, e lì rimarrà fino alla fine, fino alla morte che si darà di sua propria mano nell'aprile del 49. Le due donne, ripeto, non si incontrano, e tuttavia una trama di coincidenze le avvicina. Prima di partire per gli Stati Uniti, Simone Veil aveva consegnato a una rivista importante che si chiama Cahiers du Sud il saggio sull'Iliade, poema della forza, che uscirà a Marsiglia nel numero del dicembre 40, gennaio 41. Aveva iniziato la stesura di questo scritto nel 39. Nello stesso anno, nel 39, Rachel leggeva l'Iliade insieme con la figlia Miette, che seguiva con materna sollecitudine negli studi. Una passione la prese per quel libro meraviglioso e cominciò a prendere appunti, ad accumulare note su note. Sentiva, in Omero disse, l'accento della verità. Sì, l'Iliade è davvero come la Bibbia, un libro ispirato, disse. Scoprì tardi, quando ormai nelle linee fondamentali il suo commento era già compiuto, il saggio di Simone Veil. A spedirglielo fu un amico, che lei ringrazia con impeto, grata e meravigliata. Confessa, vi sono intere pagine delle mie note che potrebbero sembrare un plagio. Ma non si tratta di plagio, né peraltro di identità di vedute. È qualcosa di più straordinario, è la corrispondenza profonda di due intelligenze e sensibilità diverse, ma della medesima qualità rabdomantica, che leggendo un testo del passato rispondono del loro presente. Il saggio famosissimo di Veil si apre con queste parole: l'Iliade è il poema della forza. Il vero eroe, il vero argomento dell'Iliade è la forza. E continua. La forza, bellissima, la forza è ciò che rende chiunque le sia sottomesso una cosa. Sono affermazioni che risuonano nette come uno schiaffo, sonore, definitive, a conferma di una condanna a cui spinge Simone Veil il pacifismo radicale che la ispira. La forza, sia che la si possieda come Achille, sia che la si subisca come Ettore, sostiene Veil, distrugge. Sono paurose, insiste, le visioni di violenza che si aprono nel poema omerico, dove l'essere coincide con l'essere per la morte, dove è il pensiero della morte a dare agli eventi il colore dell'eternità. La forza è l'ingiustizia, la forza è il male. Omero, né dalla parte dei greci né dalla parte dei troiani, la descrive con assoluta imparzialità. Anche per Bespalov, il mondo di Omero è il mondo della forza. Ma, e qui già si delinea una prima differenza, la forza, così come la legge Bespalov, non è né bene né male. Non si tratta né di condannare né di assolvere la forza. Essa è come la vita è.
Gli eroi di Omero non sono né bellicisti né pacifisti. La forza di Ettore, come la forza di Achille, sono rami del medesimo tronco, dice Bespalov. Achille e Ettore sono una sola cosa agli occhi di Zeus come agli occhi di Omero. Nel mondo di Omero l'ingiustizia o la si impone o la si subisce. Ma attenzione, non c'è in Omero, né tantomeno in Rachel Bespalov, nessuna apologia della forza. Omero, al contrario, è il poeta dell'infelicità, dichiara Bespalov, non dei trionfi né delle apoteosi. Amarezza, vi aveva trovato Simone Weil, il tono non cessa mai di essere intriso di amarezza, aveva scritto, parlando dell'Iliade. Proprio questo sentimento della miseria umana, aveva dichiarato, suscita un amore doloroso per ciò che è minacciato dalla forza. Di tenerezza, questa è la Weil, di tenerezza verso le cose periture, parla Bespalov. Entrambe intuiscono in Omero una compassione che conosce. Sì, è vero, continua Rachel, l'Eraclitea, Polemos è padre di tutte le cose. La guerra non dà tregua, si nutre dell'infelicità degli uomini, ha questo solo e unico appetito e di questo appetito prospera, gode del proprio abuso e esige un enorme sacrificio umano, Ares. Ma è anche vero che Ares è a suo modo imparziale e uccide chi ha ucciso. E alla fine la guerra arriva a consumare le differenze, tanto che il vincitore assomiglierà a tutti i vincitori, il vinto a tutti i vinti. E non si può nascondere che v'è una certa qual bellezza della forza, un suo fascino ipnotizzante, narcotizzante. Si potrebbe addirittura dire, Rachel lo afferma, che Omero divinizza la sovrabbondanza di vita che massimamente rifulge nel disprezzo della morte, nell'estasi del sacrificio, nella violenza, insomma. Ma anche, sempre Rachel, come non accorgersi, nello stesso momento, della fatalità che muta quella stessa forza in inerzia, in impulso cieco, maligno. Ma che senso ha stupirsi, indignarsi, continua Rachel. Nessuna falsa e semplicistica dicotomia servirà a rincuorarci. Chi si appassioni della giustizia dovrà convivere con il lutto della medesima. Si badi bene, non stancarsi di piangerla, di evocarla, ma nel riconoscimento che la vita non si lascia giudicare, misurare, condannare o giustificare dal vivente. In altri termini, Rachel, l'Eraclitea, scopre, e qui ancora Omero le serve, che polemico è il carattere costitutivo del mondo, la realtà è polemos, il conflitto è un principio ontologico, il dolore non è accidentale. In questo senso la guerra tra Ettore e Achille non decreta un vincitore, l'uno non può togliere l'altro. Rachel è antidialettica, il suo pensiero è radicalmente tragico, aporetico. Ha inoltre un temperamento malinconico. Per lei la contraddizione non potrà mai essere superata, mai si darà sintesi dialettica delle differenze che Achille e Ettore sono. Ma appunto, se la guerra distrugge ciò che tocca, al tempo stesso, questo è un passaggio fantastico, al tempo stesso restituisce alla vita che divora un'importanza suprema. È ciò che la poesia di Omero
dimostra. Nella poesia di Omero si risolvono e pacificano i contrasti. È la poesia di Omero a trasportarci altrove, in quei momenti di smarrimento, in quei momenti, in quelle svolte della vita, in quelle crisi in cui incontriamo noi stessi. E in questo spazio di interiorità, in quell'istante, si manifesta per tutti e per ciascuno il segreto dell'esistenza. A comprendere, a sorprendere questo segreto è la poesia per Rachel Bespalov, una poesia che abbia, come quella omerica, come quella biblica, la suprema facoltà di ricostituire, lei dice, il cuore umano. A salvare il mondo, diciamo così, e in esso l'uomo e le donne, per Simone Weil è l'amore, l'amore di Dio, naturalmente, l'amore che l'uomo prova per Dio e di Dio per lui, mentre per Rachel è la poesia, in quanto la poesia rapisce la bellezza, il segreto della giustizia vietato alla storia, così scrive. Rachel Bespalov non tornò dall'esilio americano, in un certo senso Rachel era Ettore, provava affetti di un'esigenza terribile che le si imponevano come a Ettore la patria, sentiva responsabilità che la legavano al paese a cui in cui l'esilio le si confermò come un destino cronico, lo definì. Vivere qui, cioè in America, scrisse, è come un'amputazione. La guerra vista da qui non ha realtà, ma la guerra dove vivere dentro di sé, e la violenza la saporò fino in fondo quando, all'età di 55 anni, si suicidò. Sigillò bene le porte e le finestre e aprì il gas e accettò fino in fondo la violenza, almeno la violenza su di sé. Quanto a Simone, lei era in un certo senso Achille. Tornò in Europa e fino alla fine dei suoi giorni non pensò ad altro se non a combattere l'infamia nazista. La morte le giunse per fame. Nel chiasmo della violenza, il cui cuore di tenebra entrambe avevano illuminato, le loro esistenze alla fine si strinsero. Perché se uccidere è sempre uccidersi, non vale anche il contrario? La forza derealizza, scrive Simone. La violenza stritola quelli che tocca. Uccidere è sempre uccidersi. Sono parole di Simone Weil. Tra le pieghe del grande libro dell'Iliade colse la visione dell'annullamento della presenza umana. Può forse il guerriero desiderare che l'altro viva? Si chiese. Evidentemente no. Pure, per lei, era questo essere umani. L'unica forza a cui umanamente soccombere era quella di amore. Bello che lo scrive sempre con la A maiuscola. Solo amore fa guerra alla guerra, proclamò la pensatrice a suo modo guerriera. Non era certo facile in quegli anni violenti trovare la forza di rinnegare ogni uso della forza ai fini della vita, proclamare la necessità dell'amore contro appunto la necessità della forza. Ma come dicevamo prima, se la guerra distrugge ciò che tocca, è anche vero che essa restituisce alla vita che divora un'importanza suprema. Così ragiona Rachel Bespalov, che si interroga appunto su questo paradosso, sulla paradossale congiunzione di una negazione che esalta, un gesto di distruzione che nella minaccia concentra l'attenzione su ciò che è da salvare, sul bruciante contatto di morte e bellezza. La morte e la bellezza riguardano del resto profondamente la sua vita di Rachel Bespalov. Non è un caso che Mary McCarthy, che è l'ultimo anello di congiunzione, no, verso la terzo personaggio di cui vi parlerò,
Mary McCarthy, che tradusse le sue note sull'Iliade in inglese nel 1947, ma De l'Iliade, cioè il testo in francese, era stato già pubblicato sempre a New York nel 1943. Mary McCarthy, che poi vi spiegherò, è la chiave che mi accompagna al terzo personaggio, parla di lei, quando la incontra a New York, come una piccola donna bruna che indossava guanti bianchi, parlava molto di Jean Val, l'amico filosofo, e di una donna di una bellezza patetica. Molto bello questo aggettivo, no? Patetica, no? Che suscitava un grande pathos, una grande commozione, e parla di una grazia speciale. No? In molti di quelli che incontrano Bespalov si accorgono che la sua bellezza si coniuga con una malinconia feroce e un profondo senso di morte. Ecco allora l'ultimo contatto, l'ultima coincidenza. Nell'agosto del 1944, anche lei scampata in America dalla Germania nazista, dall'Europa nazista, Hannah Arendt va in America e fu invitata nell'agosto del 1944 ai colloqui di Pontigny en Amérique, che si svolgevano presso il College di Mount Holyoke nel Massachusetts, non lontano da Boston. Che cosa era accaduto? Che dal monastero cistercense di Borgogna armi e bagagli, questi entretien de Pontigny, famosi incontri di filosofi, di artisti, di intellettuali, eccetera, si erano trasferiti, appunto dopo l'invasione nazista della Francia, in America, appunto a Mount Holyoke. E questa Mount Holyoke, che tra l'altro è un posto dove c'è una buonissima università e un posto meraviglioso vicino Boston, e questo, ma molto separato, molto lontano, tutt'altro clima rispetto a New York, insomma. Questo Mount Holyoke era diventato una specie di sicuro riparo per chi di origine ebraica, appunto, volesse sfuggire alle persecuzioni razziali. Questo luogo era stato deciso da un gruppo di grandi intellettuali francesi che erano scappati a New York, cioè Jacques Maritain, Gustave Cohen, appunto Jean Val, il filosofo. E come vi ho detto, insieme con Jean Val era arrivata Rachel Bespalov, no? E aveva preso a insegnare lì letteratura francese. Rachel era senz'altro tra coloro che in quell'agosto ascoltarono l'intervento di Hannah Arendt su Kafka. Partendo dal castello, Hannah Arendt affrontava lo stesso tema della violenza cui Rachel e Simone si erano appassionate leggendo l'Iliade, a partire da un testo letterario assai più vicino, anche lei rifletteva sul suo presente. Kafka era, ripeto, assai più vicino di Omero, no? Era più facile, senz'altro, leggerlo come un pensatore politico e profetico. Hannah Arendt lo fa, rintraccia nel romanzo kafkiano la descrizione di una nuova forma di governo, sconosciuta, osserva a Montesquieu, la forma che di lì a poco, Kafka scriveva negli anni venti, il mondo avrebbe assunto, anzi aveva assunto. Agli orecchi di chi ascoltava l'appassionata conferenza si profilò un nuovo nesso tra passato e futuro. Un vincolo agghiacciante in cui il futuro investiva d'impeto il presente e non donava, se mai toglieva, il passato, facendosi beffe di ogni umana, troppo umana, arroganza. Ma se il futuro era alle spalle, che è un famoso titolo di un saggio della Arendt, se il futuro era alle spalle, il presente intransitabile, come vivere nell'oggi?
La domanda è politica, non filosofica per Arendt, la quale si presenterà sempre non come una filosofa. Io non appartengo alla cerchia dei filosofi, ripeterà più volte. Ci tiene a dirlo, quasi annunciasse in tal modo la sua vocazione, il mio mestiere, la mia disciplina è pensare, afferma, senza mezzi termini, e prosegue qualificando il suo proprio modo di pensare come Selbstdenken, cioè al modo di una che pensa da sé, che pensa da sola. E qui riprende un modo di dire di una Rahel, un'altra Rachel, Rahel Levin-Vanhagen, che è una piccola ebrea, come la chiama lei, di cui lei scrive una biografia, che mette molti anni a scrivere questa biografia, ma è molto interessante, veramente molto interessante, questa giovane donna ebrea che appunto a cui all'inizio della sua appena laureata, Hannah Arendt si mette a scrivere la vita. E prende proprio quel momento lì, quando nel suo salotto letterario di Berlino, in pieno Ottocento, Rachel conversa con Schlegel, con Humboldt, con Schleiermacher e proclama: tutto dipende. Questa piccola ebrea, come la chiama lei, tutto dipende dal riuscire a pensare da soli, appunto. Il fatto che si pensi da soli, però, non significa che i pensieri non si intreccino in una rete di stimoli, impulsi, echi, rimandi. È al contrario questa trama, no, che si sviluppa tra i pensieri di Hannah Arendt e di Rachel Bespalov, quella Rachel che adesso è di fronte alla Hannah Arendt e che la sta ascoltando, no? Simone non c'è, è tornata in Europa. Dopo il seminario di Mount Holyoke, Rachel Bespalov e Hannah Arendt si incontrarono un'altra volta a New York, a una cena in cui erano presenti, tra gli altri, Hermann Brock, che scriverà una bellissima introduzione al testo della Bespalov, e Mary McCarthy, la traduttrice, i quali, ancora gioco di coincidenze, diventeranno i grandi amici di Hannah Arendt. E ora sono entrambi appunto coinvolti nella pubblicazione in inglese del saggio sull'Iliade di Rachel Bespalov. Se Rachel Bespalov ascoltò Hannah Arendt, immagino che Hannah Arendt avrebbe potuto leggere Rachel, no? Questo piccolo libro che era lì, no? In mano a questi amici con cui lei sta. Comunque, pur nelle distinzioni che le separano, le due donne, Rachel e Hannah adesso, condividono esperienze che l'accomunano, la persecuzione e appunto alcune letture fondamentali. Kafka, Benjamin, Brecht sono nomi di scrittori che leggono negli stessi anni queste due donne. E chiave di volta del pensiero per entrambi, Heidegger. Noi sappiamo che Arendt è stata allieva di Heidegger e la Bespalov è la prima che traduce in francese, che porta in Francia e parla in Francia di Heidegger. Kappa, il protagonista del castello, spiega Hannah Arendt, voleva essere un uomo come tutti gli altri, ma scopre che la società in cui vive non è più umana, ragione per cui la sua intenzione, all'apparenza semplice e modesta, di realizzare i diritti umani essenziali risulterà in un progetto impossibile a realizzare. Le forze di un singolo individuo
possono bastare a costruirsi una camera, osserva Arendt, ma non a soddisfare il bisogno elementare di vivere un'esistenza umana. Ecco il male, che Simone Weil aveva definito incolore, gli aggettivi sono interessanti, incolore, monotono, arido, noioso. E Arendt chiama radicale, mentre più tardi, con maggiore precisione, sostituirà l'aggettivo radicale con estremo. Ecco la violenza, e cioè la distruzione della dignità umana, l'uccisione della personalità morale, dell'unicità dell'uomo. Ecco, l'eco viene, torna, l'uomo cosa? Ecco l'irrealtà. Un uomo di buona volontà, il quale vuole solo quello che gli spetta di diritto, e cioè una casa, un lavoro, una famiglia, il diritto di cittadinanza. Non vi ricorda qualcosa? Non sono temi, ancora, no? Un uomo che non chiede mai nulla più del giusto, le cui ambizioni sono tutte qui, ripete Arendt, avere una casa, una posizione, un lavoro, viene trattato come se chiedesse l'impossibile. Gli si fa capire che potrebbe avere quel che esige se solo lo chiedesse come un dono, un bonus forse, non so, come un'elargizione dall'alto, non come un diritto. Chi è K? K è colui che si rende conto di qualcosa che è accaduto senza che tutti gli altri abitanti del villaggio l'abbiano compreso. Anzi, proprio senza rendersene conto, l'hanno accettato. È accaduto che tutto ciò che secondo natura dovrebbe essere in mano all'uomo gli è stato sottratto dal potere e gli torna dall'alto come destino o come un dono o come una maledizione. K non vuole accettare quel sistema di violenza, né l'ossessione della paura in cui vive il villaggio all'ombra del castello. Morirà spossato in una battaglia che non riesce neppure a ingaggiare, no? Vi ricorderete se l'avete letto. Il potere di fatto non gli riconosce la libertà. La libertà, perché che cos'è la libertà? Qui sono parole della Arendt. È la capacità umana di agire, di confrontarsi in un'amicizia eguale con gli altri, di costruirsi la propria vita. Ecco il male radicale, il male estremo che soffoca l'esistenza, argomenta Hannah Arendt. Kafka lo rivela, coglie il segreto doloroso ma vero dell'esistenza umana, che il tramite sia l'Iliade o il castello, aggiungo io, come vedete, chi legge un testo vi legge il mondo. Sia chiaro, se avvicino Hannah Arendt a Simone Weil e a Rachel Bespalov, non è per stringerle in una identità di vedute che le scolorisca l'una sull'altra. Sono al contrario ben consapevole che le avvicina una lontananza, no? E le congiunge una distanza, no? Se volete, semplicemente segnalo delle risonanze, segnalo la percezione in tutte e tre di uno sradicamento umano che Simone Weil, Rachel Bespalov avevano intuito nei loro anni e si realizzerà appieno negli anni a venire, no? Hannah, che sopravvisse a entrambe, ebbe tempo di vedere
questo sradicamento in tutto il suo arco. Simone Weil, ricordo, morì nel 1943, Rachel Bessbourg nel 1949, Hannah Arendt nel 1965. Erano nate Simone Weil nel 1909, Rachel nel 1895 e Hannah Arendt nel 1906. Ecco, se dunque le prime due conobbero la sola ipostasi nazifascista, Hannah Arendt poté osservare per intero compiersi la parabola del fenomeno totalitario. Ebbe modo dunque di portare a fondo un'intelligenza che si nutrì anche dell'incontro con il pensiero delle altre due donne, anzi con un pensiero di donna che non separa la filosofia dalla vita, né la cultura, l'arte dall'esistenza. Un pensiero la cui potenza di illuminazione cresce in rapporto all'indignazione etica, secondo una piega che porta la sensibilità e l'intelligenza a prendere il punto di vista dell'altro, a mettersi nei panni del più debole. La forza torna al centro dell'attenzione del pensiero di Hannah Arendt. Simone Weil aveva detto: «Non credo che si capisca molto dei rapporti umani se non si mette al centro la nozione di forza». Hannah Arendt la segue e di quella forza che Simone e Rachel, a volte dico solo il nome perché non per mostrare un'intimità, vi prego di credermi, di quella forza che Simone e Rachel vedono pur nei loro diversi, nei diversi timbri come una costante universale della natura umana, della quale verità l'Iliade è, dice Simone, il più bello, il più puro degli specchi. Ecco, di quella forza Hannah Arendt descriverà l'espressione nuova, frutto dei regimi totalitari che indaga. Nel mondo di Arendt, secondo Arendt, è accaduto qualcosa di nuovo, una degenerazione, una perversione, una mostruosità abnorme in cui l'abuso della forza tramuta in disumani sia i persecutori sia le vittime. Ma pensate quanto è vicino a quanto dice Weil quando dice che la violenza trasforma, no? Chi la fa e chi la riceve, no? Tutto è forza, salvo in un punto, aveva detto Simone Weil. In quel punto aveva identificato una specie di non forza, una specie di lato negativo della forza e l'aveva chiamato amore. Amore tiene in pugno Ares, aveva detto. Rachel Bespalov chiama quel punto poesia, no? Cioè la capacità del poeta di mantenere viva nella parola l'avventura umana della conoscenza, la difesa da parte dell'artista di un luogo dell'interiorità dove l'esistenza prende un volto etico. Per Hannah Arendt quel punto è la coscienza individuale. La forza ha il potere di congelare l'anima, aveva detto Simone Weil. Arendt riprende l'immagine e la modula diversamente. Mai nessun potere, afferma, ha preteso l'annientamento della presenza umana se non quello totalitario. Mai nessun potere ha voluto con altrettanta determinazione annichilire la coscienza. Qui si vuole non soltanto l'obbedienza, qui si vuole l'annientamento non solo della vittima ma anche del carnefice. Qui si distrugge non solo l'ebreo, ma il nazista.
si annienta l'uomo. E tale degenerazione non è iscritta nelle cellule del potere, semmai ne è l'esito perverso. Questo è il ragionamento che fa la Arendt. Ripeto allora, queste donne lettrici sono diverse. Non si tratta qui adesso di dire chi ha torto e chi ha ragione, si tratta di seguire un ragionamento e una lettura. E soprattutto si tratta di non dimenticare l'ascolto di cui sono capaci. Proprio perché oggi si ha l'impressione, o ho l'impressione, che sia necessario pensare la libertà e ripensare la politica. E queste donne lo hanno fatto. E a mio avviso è molto utile frequentarle. E tornando appunto alla lettura, concludo dicendo che o leggere a questo risvolto esperienziale o non è nulla, non ha nessun valore se non di distrazione. E una cosa mi ha insegnato Bespalov, no? Quando dice, e trovo che è un'immagine molto bella, Bespalov dice: io avanzo nella lettura non in fuga ma a caccia del reale. Io trovo bellissimo, non in fuga, non leggo per scappare, non leggo per evadere, non sono un disertore. O se leggo per evadere dalla realtà è perché credo che la lettura mi permetta di entrare in un altro mondo, né vero né falso, ma per l'appunto reale. Ecco, questo appunto me l'hanno insegnato queste tre donne. Veil mi ha insegnato il valore dell'attenzione. Ci sono delle pagine bellissime nei quaderni della Veil sulla lettura e sull'attenzione. Arendt mi ha insegnato appunto questa immagine che ci danno del Selbstdenken, cioè del pensare, come lei dice, sempre a proposito della sua piccola ebrea, del pensare senza davanzale. È bellissimo, no? Rachel Bespalov mi ha addirittura indicato una posizione di lettura, una postura, ed è questo con cui concludo. Rachel Bespalov usa un termine heideggeriano, parla di aus einander platzung, che vuol dire mettersi uno di fronte all'altro, no? Sistemarsi, no? Platzung, piazzarsi uno di fronte all'altro, in un dibattimento con l'altro, l'uno con l'altro, in una conversazione che è tensione. E questo lo fa con il testo che ha di fronte, no? E conclude, no? Che per lei leggere un testo è anche, in un certo senso, appunto, giudicarlo. La lettura, dice Bespalov, è la messa alla prova spirituale di un'opera. E non molte opere reggono questa lettura, naturalmente. Grazie. Grazie, grazie. Si prendono domande? Adesso c'è un caffè. Ah, perfetto. Perfetto. Allora, ci sono domande, osservazioni? Intanto grazie perché è stato interessantissimo. Mi chiedevo, affrontate queste donne in un preciso
momento storico e anche legato a un aspetto molto forte. Cerco di evitare il sole, ma non mi riesce, scusate. E dicevo, c'è un'altra donna che ha molto presente il tema della lettura e che tra l'altro si incrocia proprio con Simone Weil nel campo di Westerbork, ed è Tillisum. Chiedevo se tante volte avesse affrontato in qualche maniera o se c'è qualche motivo per cui non è stata invece affrontata. No, nessun motivo particolare, la conosco, l'ho letta, ma non ho mai lavorato su di lei, ma credo che sia, ecco, anche quella una lettura molto, ma molto interessante da fare, no? Certo. Ecco, naturalmente, come ho spiegato all'inizio, diciamo, questa triangolazione nasce perché a me piace molto osservare le coincidenze, no? Allora, c'erano delle cose molto speciali, tutte e due nello stesso momento erano lì, poi invece quella e su questa piccola trama che è così il caso della vita che è tessuta da casi della vita, ecco, e poi ma dietro c'era anche il cogliere certi echi di parole che valgono evidentemente molto per queste particolari tre donne. E poi mi piaceva molto sottolineare una cosa, cioè che il libro può rispondere della vita. Capisce cosa voglio dire? Cioè sta accadendo quello che sta accadendo, no? Sta accadendo questa guerra terribile, sta accadendo. Ecco. Un libro, no, mi può aiutare a capire, non attraverso dei passaggi diretti, no, ma in un se io so ascoltare, no, quello di cui il libro mi parla. E mi sembra che non so se voi insegnate l'Iliade ai ragazzi, ecco, io partirei, no, da quell'attacco favoloso, no, l'Iliade, il poema della forza, perché è qualcosa che un giovane non può non reagire, no? Cioè, un giovane sa che cos'è la violenza, intanto perché la vive nel suo corpo, crescere è anche una violenza, il corpo che cambia, non lo so. Ecco, allora sa che cos'è, no? Allora forse i libri devono servire a questo, secondo me, no? Non è semplicemente un modo, un'altra retorica rispetto a quella accademica, no? Dire che il libro risponde della vita. Naturalmente il libro ha una sua organizzazione assai complessa, per conoscere la quale è giusto, no, istruirsi, imparare, no, a entrare dentro un libro, conoscere come, no, eccetera. Però poi al fondo, no? Una volta che io ho riconosciuto l'architettura, no, che c'è dietro un testo, alla fine risponde di qualcosa, no? Se leggo Macbeth, certo che devo sapere, conoscere il più possibile, no? Il teatro inglese, come si struttura, non so. Dopodiché però
anche devo entrare in rapporto con il dinamismo di senso che c'è dentro quel testo, e o lo leggo per conoscere, no? Allora io leggo Macbeth perché così capisco cosa succedeva nell'Inghilterra elisabettiana, oppure posso anche leggere Macbeth per capire cosa succede oggi. Perché il discorso sul potere e sul soggetto, no? E su che cosa significa, forse non, no? Mi serve anche adesso, per capire adesso. Cioè, questo vuol dire leggere, no? Lavey lo dice benissimo, leggere è leggere la realtà, no? Leggere. Cioè, e poi io vedo, cioè lei fa un esempio che adesso non ricordo del tutto, ma mettiamo, no? Un uomo picchia una donna, lo devo leggere questo gesto, no? Sapete che ci sono delle donne che leggono questo gesto come un segno d'amore? Ecco, e allora? No? Leggere, che vuol dire? No? Scusate? Interpretare, certo. Interpretare, ma anche c'è una grande come dire, ci può essere un grande equivoco, no? Grande, no? Ecco. Come scrittrice di romanzi, la lettura, cioè è anche traduttrice, la lettura che cos'è per te e come appunto sei, proprio ti serve a scrivere? Allora facciamo dividiamo la domanda, molto, molto interessante, non so se so rispondere. Mi serve? Sì, certo, forse se non avessi letto, che ne so, Virginia Woolf non avrei scritto, oppure se non avessi letto Lally Spector non avrei scritto, non so, quel primo romanzo che ho scritto. C'è una certa suggestione, no? E c'è, naturalmente, leggere significa anche, come dire, lasciarsi contagiare nell'immaginazione, no? Sollecitare, no? Proprio da fantasie che sono accadute a un'altra e che ti contagiano. Però per dire, la mia passione per la lingua, io adoro fare le parole crociate, ecco, non so, cioè mi piace tanto fare i rebus, non so. È una vera passione per il gioco della lingua, no? E di questo fa parte la traduzione. Ecco, la traduzione per me, ecco, quando sono molto stanca, che certamente mi piace tanto mettermi lì a tradurre, no? Perché è qualcosa che cioè, è già lì, no? E io la devo portare nella mia lingua, e so benissimo com'è, quanto è difficile, quanto è frustrante, vi assicuro che lo è moltissimo. Ecco, allora, forse la domanda, ecco, ero partita un po' da lì, no? All'inizio, che mi ero chiesto come si fa a parlare della lettura. No? Come si fa a parlare? Perché la lettura accade, no? E quando accade tu sei in silenzio, no? Perché devi far entrare quell'altra parola, eccetera. E però quando poi se ne parla c'è una traduzione, insomma, no? Ed è difficile forse dire tutto quello che accade in una lettura. È una relazione, no? È una relazione, davvero. E penso che
diciamo, ognuno di noi leggerà in modo diverso lo stesso testo, perché ognuno di noi filtra, no? Attraverso delle sue esperienze personali, non so, delle reazioni a certe parole, non tutti reagiscono allo stesso modo agli stessi colori come alle stesse parole, no? Certo è che, come vi dicevo, è un nutrimento. Ecco, questo bisognerebbe far capire, no? È un nutrimento. E naturalmente, però, ecco, a me una cosa che stupisce molto, ho fatto quasi un litigio tempo fa con una mia amica, la quale ha una figlia, naturalmente stiamo parlando di gente che vive tra Londra, Roma, e va, la figlia va in una scuola super chic, eccetera, eccetera, e è venuta a casa mia e c'aveva 50 sfumature di grigio, no? E gli ho detto: ma scusa, ma perché legge questo libro tua figlia? Ho chiesto io a questa mia amica. Ecco, stai attentissima che non mangi la mortadella perché le fai che, e dopodiché le fai leggere questa stupidaggine. Allora, certo, è anche difficile fare la censura, no? No. Però effettivamente non capisco perché non educare una persona che ami a non fare delle cose stupide, no? È quello che dicevo prima, io non ho curiosità di leggere, cioè, a me non mi importa di leggere l'ultimo premio Strega, il prossimo premio Strega, cioè davvero un libro deve reggere la mia domanda di lettura. Ma ci sono libri che mi cadono di mano subito, no? Mi cadono di mano perché non hanno niente a che fare con me, perché non reggono questo che la Besparov chiama la messa alla prova spirituale di un'opera. Ragazzi, perché se è così, se leggere le 50 sfumature, eccetera, secondo me è molto meglio farsi una passeggiata, guardare un tramonto, mangiare un arancio, ma, no? Uno sente un sapore, sente un odore, eccetera. Cioè non è che è, no? E secondo me questo punto qui è molto, perché è chiaro che qual è il punto, no? Che è autoritario dire non leggere questo libro, no? È autoritario. D'altra parte, possiamo veramente pensare che c'è un'educazione che non passi anche attraverso il riconoscimento di una differenza e di una posizione autorevole? Possiamo pensare questo? Cioè, per un momento, io devo, nella relazione che istituisco con un altro, devo dargli del potere, no? Naturalmente non per sempre, condizionato a come mi risponde, eccetera, però secondo me è un punto, come è un punto fondamentale che noi dovremmo essere capaci di giudicare, no? E dire questo non serve a niente. No? Non vogliamo più usare le categorie brutto, bello? Allora facciamo come James, Harry James, che diceva: a me non so, un romanzo non è né brutto né bello, è interessante o non è interessante? Interessante vuol dire sa tenere, no? La tensione di una lettura attiva, no? Perché sennò lasciamo perdere, cioè, almeno vi assicuro che fare i rebus è molto più interessante. Borges dice: tu che mi leggi sei sicuro di intendere la mia lingua. Mi ha colpito adesso quando lei ha proprio fatto questo gesto, no? Dice: il libro da tradurre è lì, ma il libro, se le parla una lettura, tanto più le parlerà una traduzione, immagino, no? C'è quel detto, che non mi ricordo di chi sia, ma poco importa, che dice: traduttore traditore. Come vive lei questa consapevolezza del fatto che leggere
e quindi tradurre sarà per forza, dico, un po' interpretare? Ma noi traduciamo costantemente, no? Noi traduciamo quando parliamo un'esperienza, quando raccontiamo, eccetera. Se lo tradisco, ma ecco, dell'amore fa parte il tradimento, no? cioè sì, se si ama si può arrivare anche in quella posizione lì. In fondo, cioè, mi ha colpito, adesso facendo tutt'altre cose, no? Perché pensavamo con Lina di fare una cosa sulla traduzione, no? Ecco, nel Cinquecento è un'attività in Inghilterra come in Italia, io lo so più da in quel mondo lì, c'è una grandissima vitalità nel campo della traduzione e per lo più sono donne che traducono. E c'è Giovanni Florio, famoso, no? Traduttore alla corte di Elisabetta I, eccetera, eccetera, che addirittura scrive in una prefazione a un suo testo che l'attività del tradurre è femminile perché maschio è chi genera il testo originario, no? Ma sapete, non ci sono, cioè non è che solo in parte è stato superato questo modo di pensare, non del tutto. Allora, perché la traduzione è femminile? Perché appunto maschio è chi genera, avevano delle cognizioni sulla procreazione molto vaghe al tempo, ma molto vaghe, bisogna dire, e pensavano appunto che fosse l'uomo che... ma la donna però che cosa fa? Tiene, no, eccetera. Allora, la traduzione era pensata come questa attività di cura, no? Cioè tu ti tieni nel grembo, che può essere anche la testa, no, questa creatura, e poi lo partorisci con la lingua, e poi nella lingua che tu conosci, cioè la lingua materna, ed era la donna che dava la sua lingua materna, eccetera. Ma per dire, c'è una grande diffusione, no? Di queste donne colte, naturalmente sono le figlie degli uomini colti, sono le figlie di Bacon piuttosto che dei Cook, eccetera, ma che conoscono le lingue e che fanno questo lavoro, tra l'altro traducendo appunto nella lingua materna, in volgare, opere per lo più latino, c'è questa famosissima, una delle sorelle Cook che traduce dall'ebraico, cioè bravissime, eccetera. Tutto questo nuovo sapere, come lo chiamano loro, new learning, no, è legato a questa attività di portare nella propria lingua opere, eccetera. La verità è che in realtà questa attività continua per molti, molti secoli a essere un'attività molto femminile. Intanto, vabbè, la donna sta a casa mentre c'è il ragù che va, magari può tradurre, no? Cioè è pensata anche come un'attività che si può fare a latere, no? Naturalmente, può essere fatta da, come sappiamo bene, da tutti, ed è un'attività meravigliosa. Però c'è questa identificazione, no? Tra il femminile, il materno e questa attività del ridare vita
no? In un'altra lingua ciò che è già nato, diciamo, no? Che è stato già partorito. Però non mi ricordo qual era la domanda, forse sono andata un po'. Tradurre, non so, non, io a parte che è molto giusta etimologicamente, no? Questa figura del tradire, tradurre, tradere, tradire, eccetera. A me sembra una. Ma io penso che si può non essere all'altezza, no? Si può non essere all'altezza del testo originale, sicuramente diciamo, è un po' inevitabile, no? Che confrontato con l'originale il testo non sia... Per forza, penso, però è un servizio, secondo me, soprattutto, secondo me bisognerebbe fare quasi tutti i libri con il testo a fronte, così uno può andare a vedere, insomma, no? Io lo intendo così, come io faccio adesso, ho tradotto, come voi sapete, forse la Wolf, ho tradotto molto Shakespeare, io lo faccio come un servizio, ecco. Mi metto al servizio di quel testo e cerco di rispettare il più che posso, no? Quello che io capisco, no? Del suo ritmo, della sua intensità, del suo passo, eccetera, ben sapendo che non sarà mai la stessa cosa, no? Ma sono così abituata ormai io a leggere con il testo a fronte che a volte, insomma, per esempio, se io apro Leopardi vado a cercare, no? Ma quello, dov'è? Cioè, no. Per carità, ma come dire, vado. Sono capaci di tutti. Volevo fare riferimento anche al primo incontro che abbiamo fatto con la professoressa Bolzoni, in cui abbiamo parlato appunto dell'incontro con gli scrittori, quasi come se appunto fossero vivi, no? Infatti abbiamo parlato del Machiavelli, dei ritratti nelle biblioteche, eccetera. E appunto, diciamo, tornando un attimo a quello di cui parlavamo prima, cioè dell'incontro che 20 anni fa ho fatto con te e con due ragazzi appunto del liceo, trovi utile anche proprio per i ragazzi questo incontrare gli autori vivi che leggono? Io penso che sia utile, naturalmente dipenderà anche dallo scrittore che hai di fronte, no? Perché se uno lo prende come semplicemente un'esibizione, forse non lo so, ma comunque è sempre bene incontrare un altro, no? Perché si impara. Magari no, anche si impara anche a non mi piace, non lo so, no? O mi piace. Penso che i ragazzi debbano essere stimolati ad avere questo, magari hanno delle domande da fare, magari certo, non so, magari, l'hanno letto con lo scrittore, non lo so. Sì, esatto, e allora sì, è giusto, certo, è giusto. Io devo dire le poche volte che l'ho fatto, ma solo perché sono pigra, non mi piace tanto andare in giro per il mondo, ho avuto sempre delle esperienze molto positive. Mi ricordo che anni fa sono andata in una città, non c'ero mai stata, a Cosenza, che per me mi sembrava, non so, lontanissimo, il sud, non so, eccetera. Beh, accidenti, un liceo di ragazzi meravigliosi, ma veramente meravigliosi, e anche
di professori, no? Che con una grande passione comunicavano, no? Ho avuto personalmente, appunto le poche volte che l'ho fatto, ho avuto sempre delle esperienze positive, no? E mi sono sempre lasciata abbastanza sorprendere, ecco, dal fatto che ecco, poi mi aveva quella volta, mi ricordo, non so perché Cosenza, mi colpì che dei ragazzi giovani, no, avessero ammirazione non per la cantante pop, per quello che ha vinto Sanremo, ma per uno scrittore, no? Cioè, no, e non legato al successo, no? Ma legato al fatto che evidentemente per loro quella era una cosa che aveva un suo valore, che esista qualcuno che passa le giornate chiuso in casa a scrivere, che in fondo forse è anche una follia, no? No? Per creare, cioè, mi sembra che sia bello che, no, che esista ancora questa aura intorno a questa figura, no? Però ho avuto anche, per esempio, esperienze negative. Mi ricordo che forse l'anno scorso era venuto Ishiguro a Torino, al Salone del... No, al Salone, era al... c'è un club dei lettori, un circolo dei lettori. E mi avevano chiesto di interloquire con lui su un romanzo che era appena uscito, non particolarmente bello, mi sono anche dimenticata il titolo, veramente non era bello, non era un granché. E mi ricordo appunto che in questa sala piena, naturalmente tutti erano venuti per sentire appunto Ishiguro, cioè, c'era della gente così che chiaramente aveva soltanto il mito del successo, quello trovo, no? E lui non disse niente, ma proprio niente, no? Però era già in quella dimensione, no, dello scrittore che è un impiegato al servizio della casa editrice, non lo so, no? Perché anche questo c'è adesso, no? Gli scrittori fanno i tour, no? Eccetera. Ecco, secondo me lì certo l'aura cade totalmente, c'è soltanto la gente letterario, l'industria culturale, diciamo, no? Che domina. Ma ho visto invece altre volte delle cose molto più autentiche, no? Molto più vere. Ecco. Ecco, lì appunto il problema è sempre questo, no? Ma appunto sono andata al Premio Napoli qualche anno fa con Paul Auster, no? Io avevo vinto per il libro Di vita si muore e lui aveva vinto per il suo romanzo, non mi ricordo più anche il titolo, eccetera. Ecco, ci portarono a fare un colloquio con i detenuti, non quelli, cioè, di Secondigliano, cioè proprio i più efferati, quelli che proprio più cattivi di così non si può, e io mai sentito una autentica voglia di parlare con me di Shakespeare, cioè è meraviglioso, no? Era un gruppo di detenuti che avevano letto, eccetera, eccetera. Ecco, lì c'era della verità in gioco, no? Non era semplicemente una, come dire, il tour dello scrittore portato dalla casa editrice a firmare le copie, ecco. Bisogna trovare dei modi autentici di relazione, ecco, penso.
Volevo chiederle se anche per lei l'Iliade è il poema della forza, o io nel rileggerlo mi sono occupata della morte di Patroclo e ci vedevo più l'idea della morte, del destino di morte, perché per esempio Patroclo muore per Apollo, è un forbo di Panto, e poi Ettore arriva per terzo, e dal XVI in poi è dominante il tema della morte, che arriva quasi per voluta dal fato, insomma da qualcosa di più alto. Mi chiedevo se magari in Simone Weil ci fosse più anche il senso del tempo che stava vivendo, cosa ne pensa? Assolutamente sì, questo è molto giusto. In effetti, allora credo che lei sarebbe molto più d'accordo con l'interpretazione che dà Bespalov, no? Secondo me la Simone Weil forza la lettura molto, ma anche questo almeno a me non fa paura, perché non è tanto un errore, è proprio una forzatura che lei fa, perché oppressa dal momento no, in cui vive. E vi faccio un esempio. Lei traduce, no, anche la Simone Weil, lei insegna greco nella scuola, nel liceo, no? E traduce il suo testo, il testo da sola, no? Quelle le parti del testo che gli servono, che le servono. E c'è questo momento meraviglioso, se ve lo ricordate, l'ultimo libro, quando Priamo va da Achille. Va da Achille, entra e c'è tutta la ritualità, no, del abbracciare le ginocchia, eccetera, eccetera. Achille è chiaramente commosso, anche perché Priamo gli dice: ricordati il tuo padre, eccetera, no? E nel testo di Omero si dice che quando lui fa per abbracciargli le ginocchia, cioè tutti i gesti del supplice, Achille lo scosta da sé, e c'è questo aggettivo, eca, che vuol dire piano, dolcemente. La Weil non lo traduce. Cioè gli scappa, le scappa, perché non tornerebbe più la sua interpretazione del poema della violenza e della forza, no? Perché quello è un momento in cui invece vince quella cosa di cui parla tanto la Bespalov, e cioè la compassione, il patire insieme, il compatire. Allora, questo piccolo avverbio, no, Eka, non lo vede. Io non credo che lei lo faccia apposta, no? Lo lascia cadere, no? Ed è un tradimento, no? È un tradimento, però dall'altra parte, come dire, questa cosa che lei dice della Iliade, cioè il poema della forza, la violenza che riduce l'altro alla cosa, è meraviglioso, quindi grazie. Vabbè, lì ha lasciato, però, no, ci ha dato molto, no, per capire, per entrare dentro questa opera, no? Ci sono tantissimi errori di traduzione. Per esempio, quando ho tradotto To the Lighthouse, no? Al faro, che io ho tradotto giustamente al faro e non gita al faro, perché gita non c'è, To the Lighthouse, e come spiego, lei lo dice, è una elegia al faro, quindi quel al è non moto al luogo, è un dativo di termine, è un dono, è un'offerta, no?
Allora, a un certo punto dentro il testo c'è un momento di grande intensità, in cui Lily Brisk, non so se ve la ricordate, la pittrice, sta seduta in giardino e guarda Mr. Ramsey che sta andando, non so, al faro, no? E c'è un attimo come se di grande sospensione, di grande intensità emotiva. Lei ricorda la presenza di Mrs. Ramsey quando era seduta, no, vicino alla finestra, che adesso non c'è più, eccetera, eccetera, e parla di una basin of, un bacino, come una specie di pozza d'acqua, no? E dice che è come se Etea, questa è la parola, è T-E-A-R, che in inglese vale sia come tear, cioè lacrima, o tea come strappo. No? Ora, tutto il contesto è nel senso di uno strappo. Cioè c'è qualcosa che sta per, tant'è vero che dopo parla della spada che viene su dal lago, la spada di Excalibur, eccetera. Tutti i traduttori hanno sempre tradotto lacrima. Perché, secondo voi? Perché c'era una donna in grande tensione emotiva e quindi piange, no? E invece lì si trattava di uno strappo. No? Ecco, allora, naturalmente, diciamo, non è che tu puoi scegliere, voglio dire, non è che io di fronte a quel termine interpreto, no, lì è chiaro che cosa vuol dire, lì è strappo, non posso leggere lacrima, no? Quindi non è una questione di interpretazione, cioè bisogna, non è che io posso fare come mi pare, se sono il traduttore devo rispettare quello che c'è lì, no? Al tempo stesso, diciamo, questo errore, se volete, no, illumina, no, una complessità, una ambiguità, ecco, perché, no, come sanno i miei ragazzi, no, a lezione, cioè le parole in poesia o nella letteratura, in un romanzo, sono lì, ma ci sono lì anche i fantasmi, i fantasmi delle parole, no? Per cui tia, tea, sì, sì, sì. Poi il contesto stabilizzerà, no, un significato, però per un momento io posso anche vedere. Bene. Grazie a tutti, buon lavoro, dateci suggerimenti per il futuro e grazie a Nadia. Arrivederci.